Cara mamma, oggi voglio parlarti di una cosa che sei già e di una cosa che probabilmente per te, come lo è stato anche per me all'inizio, sarà una novità. La maggior parte dei genitori, proprio per chi lo vive quotidianamente, è consapevole del fatto che il proprio bambino, fin da piccolo, ma addirittura, e questa è la novità, fin dai primi mesi di vita, tende ad imitare in tutto e per tutto i genitori. Quello che è più palese ed è sotto gli occhi di tutti è che dai primi anni di vita il bambino tende a fare, a mangiare quello che mangia il proprio babbo e la propria mamma, ad assumere le movenze, i modi di fare, gli atteggiamenti, anche molte volte le parole, no? Quante volte magari ci tratteniamo dal dire certe parole perché sappiamo che 2 minuti dopo nostro figlio le ripeterà. Quello che rimane più sconcertante è che questa imitazione diventa talmente elevata che addirittura non si ferma a copiare il modo di parlare, il modo di comportarsi, il modo di manifestarsi, ma addirittura è una risonanza di tipo mentale, una risonanza a livello di attività elettroencefalografica. Adesso te lo spiego meglio. Partiamo dall'inizio. Abbiamo detto che il primo livello, il livello del quale tutti noi siamo consapevoli, è quello della risonanza emozionale. Viene chiamata anche più tecnicamente la risonanza empatica. E il secondo livello è quello della risonanza neuropsichica. Questa parola, che è un po' difficile da pronunciare, in realtà molto semplicemente vuol dire, e questo è stato provato scientificamente, che quando tu hai a che fare con un bambino, una bambina, sia dai primi mesi di vita, il tuo tracciato elettroencefalografico, cioè se tu potessi posizionare degli elettrodi che misurano in quel momento, seduta stante, la tua attività elettroencefalografica e quella del tuo bambino che tieni tra le braccia, dopo un po' di tempo, i due tracciati elettroencefalografici diventano molto simili. E questo perché il bambino inconsciamente tende a modificare la sua attività dei suoi neuroni, quindi del suo cervello, in funzione di quello che sono i parametri del genitore. Questo in realtà, questo fenomeno, che possiamo anche chiamarlo imprinting di tipo elettromagnetico, perché l'esame elettroencefalografico è un esame scientifico, è un tracciato dell'attività del cervello per l'appunto, questo tipo di attività che è molto variabile può essere quindi modificata in un miglioramento, inteso come una maggior coerenza dell'attività elettroencefalografica, oppure in peggio, cioè in una disarmonia e in una minor coerenza del tracciato. Questo tipo di modificazione pensa si ha tutte le volte che una o più persone vivono a stretto contatto, sono insieme. Magari sono uniti dagli stessi valori, dalle stesse convinzioni, da progetti comuni o sono insieme perché magari fanno parte della stessa famiglia, sono due partner, una coppia, oppure anche nei luoghi di lavoro. Quindi questi fenomeni di risonanza neuropsichica possono caratterizzare le relazioni di qualsiasi gruppo o addirittura coppia di persone e come ti dicevo, noi non sapevamo fino a pochi anni fa che molto facilmente possiamo interagire in modo anche benefico su questo tipo di tracciato. Quindi ammettiamo che la mamma sia preoccupata, sia in ansia, sia sotto stress. Noi dobbiamo renderci conto che il bambino piccolo, ma anche come ti dicevo prima, il bambino in fasce, è capace di copiare
l'attività elettroencefalografica della mamma sotto stress, impaurita e magari stanca, frustrata. Questo non vuol significare che è un invito ai genitori, alla perfezione dei genitori, ma è una presa di consapevolezza che io vorrei darti, perché c'è molto che possiamo fare semplicemente allenandoci con delle tecniche di respirazione consapevole e di meditazione. Possiamo migliorare la nostra attività e quindi la nostra coerenza elettroencefalografica, e quindi in questo modo possiamo agire fin da subito, evitando di scaricare inconsciamente pesantezze e chiamiamole zavorre, che poi condizioneranno i comportamenti, i pensieri, i sentimenti, le emozioni e quindi anche l'identità del bambino che cresce giorno dopo giorno. Infatti, uno dei blocchi principali che noi adulti non sappiamo di avere, però purtroppo la maggior parte di noi ha, e si realizza proprio durante l'infanzia, è il blocco della chiusura del cuore, proprio il primo blocco che riconosciamo in medicina psicosomatica. Il blocco del cuore porta involontariamente, quindi dal desiderio dei genitori, della famiglia, di chi tra virgolette contribuisce a instaurare il blocco, porta a una chiusura del cuore e quindi a una sensazione di mancato riconoscimento del sé profondo dell'individuo, e questo crea dolore, conseguenze sul comportamento e anche sulla identità profonda del bambino e dell'adulto di domani. Continua a seguirmi, perché ho preparato per te degli altri video in cui approfondiremo sempre di più queste tematiche, cioè le tematiche dei blocchi psicosomatici che si instaurano fin dall'infanzia e le semplici soluzioni che tu puoi mettere in atto fin da subito, allenandoti e dedicando qualche minuto della giornata, della tua giornata, quindi giorno dopo giorno, in modo semplice e anche divertente, con delle tecniche quindi di riequilibrio, di respirazione consapevole, di meditazione, per riportare equilibrio a tutti i livelli, quindi migliorare la tua coerenza elettroencefalografica e sostanzialmente anche la tua comunicazione inconscia, quindi quella che tu non attui attraverso le parole, ma involontariamente attraverso la tua postura, il tuo modo di guardare, le tue espressioni, e che condizionano in modo involontario la tua comunicazione finale, quindi quello che il tuo bambino arriva e quindi comprende e interiorizza dentro di sé. Ti aspetto nel prossimo video.